L'epilogo è stato amaro, ma quantomeno la pallamano Romagna ha potuto mantenere la categoria. La chiusura anticipata della Serie A2 ha interrotto un campionato che gli arancioblu stavano vivendo da grandi protagonisti, prima che l'emergenza legata al coronavirus imponesse la fine anticipata delle ostilità. Il campionato è stato dichiarato concluso con la classifica attuale, quindi primo posto Cingoli che è stata promossa in A1 e noi al sesto posto, direi che è un ottimo risultato, era un po' quello che ci prefiggevamo all'inizio stagione. Certezze per il futuro non ce ne sono. La gestazione della stagione 2020-2021 sarà travagliata per il Romagna, come per tutte le altre società che militano nel campionato di A2. Quarantena si rifletterà molto nell'ambito economico e di riflesso quindi anche sulle riduzioni delle attività sportive. Quindi c'è un po' di preoccupazione di riuscire a trovare il budget per poter sostenere una stagione impegnativa come quella che è stata anche per noi quest'anno la Serie A2. Però la federazione è attenta a questa problematica. Da parte sua cercherà di ridurre il più possibile le spese federali, di iscrizione, di contributi gara, in modo da venire incontro alle società e uscire da questa situazione un po' critica.